Ciao ragazzi, benvenuti in questo video. Oggi voglio tornare a parlare del copy trading di Bybit perché mi sembra una vera bomba, soprattutto con questa nuova promozione. Ti rimborsano fino a 100 USDT sulle perdite. Ho appena fatto il claim. Qui c'era il pulsante claim, io l'ho premuto e quindi l'ho claimato, cioè ho preso il mio rimborso se però investi 1000 dollari, ok? Voglio investire 1000 dollari sul copy trading di Bybit. Se il mio trader sbaglia, mi rimborsano fino a 100 USDT, valida fino a fine mese, fino al 30 giugno, fino all'1 luglio, c'è scritto qui. Quindi vi lascio in descrizione il link per iscrivervi a Bybit. Utilizzate il mio link perché avete lo sconto sulle fee e poi fino a 30.000 dollari di bonus in base a tutte le vostre attività. Se fate trading in base ai depositi, ora magari non sbloccherete tutti e 30.000 i dollari di bonus, ma qualche migliaio, perché no? Quindi utilizzate il mio link, iscrivetevi. Poi, molto, molto bella, molto bello il copy trading di Bybit. Negli ultimi mesi che l'ho un po' trascurato, devo dire, stamattina mi è arrivata la mail su questa promozione, ci sono tornato e adesso vi faccio vedere. Questa è la home page, in descrizione il link, iscrivetevi con il mio link per i bonus e per avere lo sconto sulle fee. Dopodiché andiamo su derivati, copy trading, ci sono dei trader assurdi. E la categoria, anche qui loro dividono in categoria. Qui ovviamente quando andate su copy trading cliccate sul claim, così su claim, e così avete 100 USDT di rimborso sulle perdite. Non sono soldi che vi ritornano, ma è un copy trading voucher. Quindi se investite 1000 dollari nel copy trading di Bybit e perdete fino a 100 dollari, magari il trader sbaglia qualcosa, perdete 100 dollari, state sotto di 100 dollari, quei 100 dollari li recuperate, ve li ridanno e li potete rimettere è un voucher di copy trading, quindi potete seguire o rimetterli nel trader o seguendo un altro nuovo trader. È un voucher di copy trading, ma siccome è legato al copy trading ci sta, è un rimborso e quindi magari abbiamo un trader stabile, ma magari c'è nel tempo ci perde, stiamo sotto di 100 USDT, ce li ridanno, li possiamo come voucher su copy trading. Poi, ovviamente, se poi recupera il trader, quelli, i guadagni, i profitti li possiamo prelevare. Quindi iscriviti con il mio link per avere i bonus e lo sconto sulle fee. Trovi il link in descrizione. Poi vai su derivati, copy trading e praticamente ci sono le varie categorie, quelli che hanno il ROI più alto, quelli più bilanciati, i nuovi talenti. Quelli boostati e poi quelli con il profitto più alto per i follower. Allora, le due categorie che mi piacciono di più sono quelli bilanciati, trader che bilanciano profit e rischio, questa categoria, e poi quella dei trader che fanno guadagnare i loro follower, perché poi quello è quello che ci interessa. Quindi scegliete da qui. Anche quelli che hanno il più basso drawdown, questo vi permette di rischiare meno. Non hanno più del 10%, cioè trader con ROI sopra il 10% e un drawdown massimo del 20% negli ultimi 30 giorni. Anche questa categoria è molto interessante. Vediamo questo Dragonflower, per esempio. Vi faccio vedere come potete scegliere il vostro trader. Allora, cosa guardare? Guardate i giorni in cui sta tradando e il punteggio di stabilità che gli dà Bybit. Quindi devono esserci tanti giorni, ok? Cioè deve essere nella piattaforma da tanto tempo e avere almeno 4,5 o 5 di stabilità index, così. Poi se l'avete preso nella categoria, questa secondo me è la categoria migliore, quella del drawdown massimo del 20% negli ultimi 30 giorni. Controllate anche il profit sharing, cioè quanto si prende, perché con il copy trading si guadagna cioè il trader guadagna il 10% da quello che vi fa guadagnare, quindi di solito il 10% va bene, alcuni sono di più. E poi quello che bisogna guardare appunto sono tutte le statistiche. Questo ha perso solo un'operazione, però vedete, bisogna controllare i vari trader che ha aperto. Questi sono trader che sono ancora attivi, credo. E praticamente vedere la sua operatività, vedere il ROI e vedere, cercare di capire quando è tutto verde. Innanzitutto vedere che leva usa e usa una leva 5 che ci sta. Poi
a tutte queste operazioni verdi, vedete la percentuale di profitto e poi andate a cercare l'operazione rossa. Se l'operazione rossa ha, diciamo, se lui fa più 2,88% e poi c'è un meno 50, un meno 100% nel rosso e c'è qualcosa che non va. Quindi controllate. Quello che vi dico sempre è che in teoria un bravo trader è un trader che usa lo stop loss. Quindi tutte queste posizioni verdi nei trader passati ci fanno capire che forse usa la martingala, ovvero quando va in rosso lui lascia aperte le posizioni e questa è la cosa peggiore che vi può bruciare il conto. Quindi la situazione migliore che dovreste incontrare è un po' di operazioni verdi alternate a un po' di operazioni rosse, dove le operazioni rosse hanno una bassa percentuale di perdita e le operazioni verdi, quando guadagna, guadagna di più di quello che perde e comunque sono intervallate perché lui utilizza lo stop loss. Che vuol dire utilizzare lo stop loss? Io faccio un trader, faccio la mia previsione, però metto uno stop loss. Se il prezzo va oltre un determinato prezzo, vuol dire che la mia previsione è sbagliata. E allora chiudo in automatico, decido di perdere quel poco, ma l'obiettivo è salvare tutto il capitale. Quindi fate attenzione e analizzate le passate operazioni. Non mi piace questo trader, voglio andare nella categoria dei trader più bilanciati. Andiamo su VMore. C'è della gente che negli ultimi 7 giorni ha fatto 41.000 dollari, mamma mia, e hanno questa stabilità al 5, massimo, sì, 4, 4,5 e 5. Prendiamo questo, Vortex Byte, cioè spulciatevelo bene e provate. Ovviamente se mettete 1.000 dollari avete il rimborso di 100 USDT. Usate il mio link così avete anche lo sconto sulle fee e i bonus, quindi ulteriori bonus per usare Bybit, che è uno degli exchange migliori in circolazione per fare trading, copy trading sulle crypto. Vediamo i trade di questo ragazzo. In questo momento, a questa situazione, vediamo i trader passati. Vedete, tutto verde, tutto verde. Sarebbe comunque da provare qualche giorno, voglio vedere. Questo non ha mai perso 671 operazioni. Cosa vorrà dire? Vorrà dire che ha un po' di usa un po' di martingala. Però vedi, qua ti fa vedere anche dei follower quanto hanno guadagnato negli ultimi 16 giorni. Questo ha guadagnato 186 dollari. Negli ultimi 3 giorni 55. Sono tutti in profitto. Davvero interessante, spulciatevela. Io ora sceglierò. Iscrivetevi al canale perché poi farò video su Bybit. Voglio scegliere un trader e vi dirò chi ho scelto, quanto ho investito. Credo entro, sì, 1.000 dollari. Così ho il rimborso di 100 USDT. Questo Tartar Trade, 80 giorni, 5,0 di stabilità. Vediamo quanto ha fatto guadagnare i follower. 400, 300, 200. Molto, molto, molto interessante. Ha perso 9 volte su 27. Anche prendere, vedete, lui ha come profit sharing il 12%. Cioè, valutate. Andiamo a vedere i trade. Più 85. Questo, controllate anche la leva. Leva 10 su Pepe alla grandissima. Questo magari è un profilo, diciamo. Ecco, guardate, guardate, qui c'è un po' di rosso, non va oltre il 31%. Lui è interessante, meno 8, usa lo stop, mi sembra che qui meno 50 è un po' azzardato, meno 46. Ci sono giornate che gli va tutto male, giornate. Però ecco, ha ancora un po' di slot liberi. Molto interessante. Allora, per oggi è tutto. Vi lascio in descrizione il link per iscrivervi a Bybit, avere il 10% di sconto sulle fee a vita, avere 30.000 dollari di bonus e poi fino al 30 giugno, l'1 luglio, scade l'1 luglio, quindi fino al 30 giugno avete 100 USDT sulle perdite sul copy trading. Se investite 1.000 dollari, investi 1.000 dollari, hai 100 USDT di rimborso sulle perdite, fino a massimo. Quindi perdi 200, te ne danno 100. Però su un trader che te lo scegli bene bilanciato, che magari ti fa perdere 100 USDT, hai pure il rimborso. Quindi se scegli bene il trader,
abbatti ulteriormente il rischio perché hai anche un rimborso fino a 100 USDT. Fino all'1 luglio, link in descrizione e iscrivetevi al canale perché poi vi dirò chi avrò scelto e poi commentate se state facendo trading o copy trading su Bybit, soprattutto copy trading, chi state seguendo, consigliatemi qualche trader su Bybit da seguire interessante, vi aspetto nei commenti, tutti i link sono in descrizione e iscrivetevi al canale. Noi ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!